devo presentare Jocelyn Maurizio, sì, Tamellini, che è uno straordinario maestro di ballerino e maestro di danza. Come stai? Bene, grazie. Bene, vedi. L'eleganza. Veramente, si l'eleganza. Vede. Qui abbiamo il microfono. Intanto è una persona solamente che, guarda, faccio un nome perché lo voglio fare subito, perché quando l'ho letto ho fatto un balzo dalla sedia. Roland Petit. Grande Roland Petit. Iniziamo con raccontare la tua esperienza con questo. Sì, è stata una bellissima esperienza. Sì, vabbè, l'avevo conosciuto. Scusa. Sì, avevo conosciuto lui già al Teatro La Scala, avevo già fatto tanti spettacoli con lui nell'84, mi ha fatto Proust, bellissimi spettacoli. Poi mi ha fatto una proposta di andare nel suo balletto di Marsiglia come solista e io ho preso al volo. Anche perché era una delle migliori compagnie allora. A Marsiglia? Sì, Marsiglia, Balletto Nazionale di Marsiglia. Roland Petit, per l'informazione, era il marito anche di Zizi Jammer. Zizi Jammer. Che avete conosciuto in Italia, più lei che lui. Ma comunque lui era uno dei più grandi coreografi e soprattutto una passione per avere una compagnia sua in un posto molto difficile come Marsiglia, e lui ha preso al balzo una scommessa, perché Marsiglia non è Parigi, e infatti è vero che Marsiglia non è Parigi. Però tu sei stato anche a Parigi. Sì, ho ballato con lui a Parigi, poi ho iniziato anche a Parigi, sì, ho fatto il Ballet Classique de Paris, ma già nell'89, sì, ho girato un po'. A me è sempre piaciuto girare, sono una persona che sono molto curiosa. Ho cambiato 8 compagnie nella mia vita, volevo veramente conoscere tantissime cose. Però Maurizio, balli qui? Alla fine vieni più a ballare? Qui? Faccio uno stage. A me piace molto insegnare, devo essere sincero. È stato bello che ballare, mi sono divertito, io ho ballato fino a 52 anni, sono stato uno degli ultimi ballerini da pensione. Come diventa poi il passaggio appunto mettere il proprio corpo al centro della scena all'invece farsi da parte e insegnare ballo? Questa è una bella domanda. E devo essere sincero che non mi è costata fatica, anzi è stata una cosa abbastanza naturale. Nel senso che ho cominciato io tardi, ho cominciato 16 anni e mezzo, 40 anni fa a Verona, quando non c'era proprio niente. Cioè, pensare 42 anni fa alla danza, negli enti lirici era molto diversa. Adesso i ragazzi hanno molte più possibilità, se può entrare. Poi ci sono anche molte scuole nate. I maestri sono molto più bravi, c'è molta più professionalità, anche i figli sono cambiati, hanno molte più doti, veramente. Poi tanta gente si è avvicinata alla danza, anche degli sport. Prima invece il ballerino, eravamo solamente noi ballerini e basta, invece si è omologato un po' tutto, molto meno che per noi. Ma devo dire che a livello ballerini, a livello moderno, nel senso, parliamo di ballerini di varietà, sì, ne abbiamo di meno in meno e diventa sempre più difficile. Quelli che ci sono pensano, infatti un giorno ho passato un'audizione a uno che era raccomandato e gli ho fatto: ma tu hai ballato già? Mi fa: sì sì, dove? In discoteca. E dunque abbiamo di questi livelli che diventano veramente molto difficili. Sì, se posso dire una cosa adesso. Va benissimo tutti questi programmi televisivi che attira la gente sulla danza, eccetera, però io dico sempre ai ragazzi di adesso che loro vogliono diventare famosi, ma per diventare famosi devono diventare bravi. Allora, dal bravo puoi diventare famoso, ma allora la gente vuole fare questa tangente e arrivare subito famoso. Sì, purtroppo famoso non funziona. Non lo diventa. Questo è veramente un sacrificio, fare danza è veramente un sacrificio, veramente è difficile. E poi credo che, non so se sei d'accordo, però ogni ballerino deve avere necessariamente una base anche consistente di danza classica, perché mancando la danza classica non hai veramente la contezza di dove proprio dei limiti a cui puoi spingere il tuo corpo, no? Certo, io faccio sempre un esempio, no? Cioè, la danza classica è la base di tutto, cioè, ha solo 500 anni la danza classica, ma la danza ha cominciato.
cioè è come fare la pasta asciutta, ci vuole l'acqua e il sale, poi puoi fare quello che vuoi. Se non abbiamo la pasta e il sale, che è la base della danza classica, non puoi fare niente, non puoi costruire sopra niente. Senti, ti volevo fare una domanda che esula un pochino proprio dal ballo, ma in qualche modo è collegato, perché tu sei spesso stato collegato a iniziative che riguardano l'UNICEF. Allora, quando si lavora e ci si spende anche per una causa umanitaria, è una cosa che va ricordata. Volevo che ci dicessi un po', insomma, il tuo rapporto anche con queste cause. La prima volta che ho fatto questo spettacolo per l'UNICEF, questa rassegna l'abbiamo fatto in un bellissimo teatro Pavia, è stata una cosa molto molto bella. Poi per 2 anni sono stato a Sanremo, è stata una bellissima esperienza, questa si può aiutare anche la gente da lontano, insomma si può fare per aiutare la gente, non c'è bisogno, io penso che tante cose posso fare anche in silenzio, cioè, non c'è bisogno di propagandare sempre le cose che uno fa. Io spendo le giornate anche per queste cose, sono contento, faccio il mio viaggio, vado lì, do il mio contributo. Anzi, se posso dire una cosa, è che questo non è un lavoro che faccio, questo è proprio un divertimento, è il lavoro più bello che faccio io, anche perché conosco tantissime persone brave, tantissime persone che hanno voglia di fare e mi piace molto, io in questa amicizia sto benissimo. E si vede. Spero di esserci sempre. Cioè. Si vede, ti diverti pure. Io volte, nel senso, sì. Si sente che sei un personaggio che si diverte all'interno di tutto quello che circonda il suo proprio mestiere. Sì, la danza è un bellissimo messaggio comunque. Anche perché la danza, quando tu sei felice, o canti o balli. Cioè, sotto la doccia è difficile ballare, però si può cantare. Però quando uno è felice, la prima cosa che ti viene in mente è di muovere, di ballare. Vabbè, è diverso come ballerino e danzatore, anche perché tu dico, sì. Tu fai il danzatore, balli tutto, non è vero. No. Io ho fatto la Vedova Allegra di Haydn e devo essere sincero che dovevamo andare anche a scuola di valzer, perché anche lì non è che uno fa il ballerino può fare e quindi tutto. Sa automaticamente anche ballare io devo andare a scuola di tango, devo fare tutto, cioè non è che un ballerino, un danzatore sa fare tutto, anzi no. Assolutamente no. Quando vai in discoteca poi siamo abbastanza i più bravati di tutti. Quanto l'esperienza... Siamo impostati, dovevano essere già diversi. Quanto l'esperienza del teatro alla Scala è stata fondamentale nella tua carriera? È stata fondamentale perché ci sono stato 29 anni. Mia moglie, che è una ballerina che lei della Scala, è stata 36. E mia la vostra seconda casa? O sì, forse sì, la prima. Abbiamo abitato lì, siamo abitato lì per anni, abbiamo visto l'evoluzione della Scala. E poi l'abbiamo lasciata, poi è stata ristrutturata, sono andata alla Cibole, insomma. C'è qualcosa che rimane in questi casi, è veramente la disciplina che c'è, perché da un spettacolo all'altro tutto cambia e se non c'è una vera disciplina, che è difficile da tenere perché ti cambia veramente tutta la vita ed è la cosa in più ti rimane di fuori dal luogo. È una scuola di vita prima di essere una scuola di sì, una di grande danza. Scuola di vita, che perché abbiamo gli orari, siamo molto, come dire, siamo persone che sappiamo fare un po' tutto alla fine, cioè siamo autosufficienti su tutto. E poi la danza, devo dire, non è solamente il passo della danza, la ginnastica per tenersi in forma. Noi insegniamo la bellezza, il bon ton, la gentilezza, il modo di camminare. Insomma, quando vedi una ballerina camminare la riconosci dalle spalle come cammina, non solamente dai piedi girati, quello voglio dire. La camminata a papera. La camminata a papera. Però le spalle di una ballerina è la cosa più importante. Sì, perché dalle spalle si vede un po'. Le ho perdute, le ho incassate ormai per una volta. Insomma, la bellezza e la femminilità, ecco, quella che manca un po'. E volevo concludere con questa esperienza che credo sia iniziata da pochissimo, forse non è ancora iniziata, col MAS di Milano. Sì, e questa è un'esperienza che mi hanno chiamato, spero di riuscire. E ancora, comincerò, deve ancora iniziare. Devo ancora iniziare, comincerò sia a breve. È stata un'esperienza che farò a breve. È una bellissima scuola comunque a Milano, già da 21 anni che c'è questa realtà. A Milano, oltre alla Scala, l'Accademia, insomma il Teatro Carcano, ecco una bella realtà per i ballerini. Diciamo è una che a bellissima Milano scuola. Coltivare il proprio, come dire, sì, un po' complesso, ecco il ballerino. A Milano ci sono dei personaggi straordinari. Sì, vorrei raccontarvi una barzelletta, che non è una barzelletta, una storia vera. Ero direttore di scena di un grande teatro a Parigi, il più grande teatro del mondo, si chiama il Théâtre du Châtelet. E questo giorno lì avevamo le audizioni di ballerini. Le audizioni erano chiuse, io ero nel mio ufficio, a un certo punto toc toc sento bussare, la porta era sempre aperta, e vedo una ragazza che arriva e fa buongiorno, faccio sì, ma che c'è? Fa, vengo per le audizioni,
Io le dico, le audizioni sono terminate già da un'ora e lei fa, oh che peccato, è ripartita. Ma la storia è vera, eh? No, no, ma sì, però è vera. Un'altra che cosa avrebbe fatto di tutto di più. Va bene Maurizio, allora io ti ringrazio di essere stato qui. No, ringrazio voi. Ricordiamo l'appuntamento di Mondo Danza, certo. Che insomma è questa, questo spazio che abbiamo appunto dedicato al, alla, al corpo, proprio perché la musica muove il nostro corpo e quindi è importante. Ci sarà un'audizione quindi? Oppure lo stage? Masterclass sopra le 2:30. Ah, ce l'abbiamo scritto, io non avevo il non ho il contributo. 14:30. 14:30, è bellissima, benissimo. Questa foto di Maurizio. Sì, sì, bellissima, ah, davvero. Vabbè, noi... Qualche anno fa. Abbiamo... Qualche anno fa, non un paio d'anni. Chi se ne frega, la foto è bella, anche se non si tratta di te, comunque... Va bene Maurizio, grazie, allora ci vediamo tra poco a voi, a Mondo Danza. Grazie Maurizio. Grazie.